Altro giorno, Marco, altro Off-White. Abbiamo delle Air Force One per Off-White a questo giro. Abbastanza limitate, uscite solo a Boston. Stiamo parlando delle Air Force One Off-White University Gold, uscite per la mostra Figures of Speech dell'Institute of Contemporary Art, detto ICA per gli amici, di Boston, uscite solo a Boston, in punti esclusivi di Boston. Bisognava diciamo rincorrere queste scarpe per Boston con la Sneakers Up. Quindi dopo l'MCA, la scarpa, l'Air Force One totalmente azzurra, color puffo, detta la puffo per gli amici, del 2019, fatta per l'MCA, qui in un'altra mostra, in un altro museo di arte contemporanea, istituto, scusate, di arte contemporanea, l'ICA, abbiamo un'altra colorway. Ebbene sì, è la colorway, quella che pensate voi. Dopo i puffi abbiamo i Simpson, ragazzi, andiamo a vederla. Bam, ragazzi, un po' simpsoniche, simpsoniane, come si può dire. Abbiamo anche un doppio laccio, vediamo dopo. Il top è in pelle, una pelle senza fame e senza lode. Direi che non siamo qui per quello, siamo qui per l'hype. Questa scarpa è hype, secondo me. Poi, ripeto, mia opinione, raga, non uccidetemi, è la mia opinione. Tutto giallo, due gialli leggermente diversi. Questo qui è un giallo molto, molto acceso, c'è poco da dire, c'è la nostra toe box, tutto classico della Air Force One. Abbiamo lateralmente, inizia un po', diciamo, ad avere questa particolarità dello swoosh argentato, anche qui, come per le Dunk che avevamo visto sempre di Off-White, leggermente crepato, si può dire leggermente rovinato. Lo swoosh è cucito, con questi punti di cucitura ben visibili alla tomaia. Abbiamo il nostro tab, c'è la puntina che esce qua, che svolazza. Abbiamo il nostro tab qui sulla parte posteriore dello swoosh, la nostra scritta evidenziata Air, Virgil Abloh vuol farci vedere Air tra virgolette qua dietro, la nostra scritta poi normale Air sotto nella midsole. Abbiamo sempre qua dietro ancora delle cuciture, che vediamo un po' questo tocco unfinish, questo tocco di destrutturato che ci porta Virgil Abloh sulle sue creazioni, così come tutto il foam esposto nella parte qui della caviglia e nella parte della linguetta. La parte alta della linguetta è unfinished, c'è cioè il foam esposto, quindi è tutto in uscita questa spugna. Abbiamo la parte interna, sempre con il nostro swoosh argentato, leggermente crepato e cucito, e le nostre scritte di Off-White nere qua su, che diciamo risaltano bene sul giallo. La parte dei lacci è un colore leggermente diverso, non so se diciamo apparirà in camera, però è leggermente più scuro, quasi arancione. Quasi tendente all'arancione, leggermente, così come la linguetta, anche la linguetta è un po' tendente all'arancione, come si vede. Il nostro tab Nike Air qua di lato, un po' vintage, con la scritta Off, non so se si vede, ma qui c'è una scritta Off in piccolino, si vede, fidatevi, c'è. Abbiamo all'interno della soletta il nostro logo Off-White, con il nostro logo Nike. Midsole classica, come detto, con solo la scritta Air, che a evidenziare qualcosa di particolare, gialla, continua lo stesso giallo del top, così come la outsole. La pelle, io cerco di farvelo capire, ma Marco non si capirà, non si capirà. Si vede, tu la vedi qua, la pelle, è come se fosse stata spruzzata, capisci? C'è il giallo come se fosse stato messo a spruzzo. A bomboletta quasi, cioè si vede un po' di irregolarità, è una particolarità, non so se è voluta così, questo ragazzi non lo so, e non so se, oppure se è un errore, se è un problema di qualità, questo non so dirvelo. I nostri lacci alla fine hanno tutti la scritta Shoelaces in nero, lo vedete qua, ve li faccio vedere meglio, eccoli qua, i nostri shoelaces qua in nero, vengono con una doppia scelta di laccio, come abbiamo visto prima, viene anche con la scelta di laccio nero, se volete andare un po' più sul look taxi, perché il nero che evidenzia sul giallo a me fa un po' il look taxi, mi ricorda un po' il taxi, non lo so, ragazzi, è così. Io andrei sul giallo,
sempre che decidiate di andare con un colore così impegnativo. Abbiamo il nostro zip tie, che è leggermente quelli pelosi, non so se è presente quelli che avevamo visto ultimamente, pelosi, quindi è come se avesse su un po' del, non so, sì, è peloso, tocca, un po' di velluto, non so, so spiegartelo. È giallo e non pesca, tipo la pelle della pesca, ed è giallo e non presenta scritte né da una parte né dall'altra. Come detto, Marco, sono uscite solo a Boston, ne siamo riusciti ad averle. Prezzo è di $150, era negli Stati Uniti, non so, non credo verranno mai rilasciate qui in Italia, non so dirvelo ragazzi questo. Se vi interessano, il prezzo di resale è un po' altino, siamo attorno ai 2000 euro per alcuni numeri. Io non lo so, sono un po' troppo per me, un po' troppo appariscenti. Tu cosa ne pensi, Marco? Vale lo stesso, sì. Cioè non mi piace tanto il colore in sé. Esatto, secondo me perché dico che è hype? Perché uno le mette per farsi vedere particolarmente, secondo me. E c'è tanto hype attorno a questa colorway ed è molto limitata, ecco. Però non la vedo come un grande capolavoro, ecco. Questa, ripeto, ragazzi, la mia opinione, ma sono curioso di sapere la vostra qui sotto nei commenti. Fatemi sapere cosa ne pensate. Andreste mai in giro con una scarpa così? Totalmente gialla, un po' puffo, era l'azzurra, un po' Simpson, e questa è un po' cartunesca come cosa. Sicuramente se la metti, io la metterei con un look total black. Tu non la metteresti? Non la metterei proprio. Non la metteresti proprio. Come numero andate sul vostro classico numero dell'Air Force One. Io un 9, prendo un 9 e basta, direi che questo è quanto. Non lo so se la metto, Marco. Non lo so, ragazzi. Fatemi sapere voi cosa devo fare. Le vendo o le tengo? Fatemelo sapere qui sotto nei commenti. Ci vediamo alla prossima. Ciao.